Buongiorno YouTube, sono Chris e vi do il benvenuto in un nuovo tutorial di RPG Maker X Ace. Cosa vi avevo promesso quest'oggi? Avevo promesso di creare la banca. Iniziamo subito. Allora, una volta che premiamo su questo banchiere, si avvierà l'evento della banca. In cosa consiste? Il banchiere ci chiederà se vogliamo depositare, ritirare o controllare il nostro conto, un po' come le classiche operazioni reali che si fa in banca, che si fanno in banca. Come sempre vi chiederò, anzi vi chiedo di stoppare il video per copiare l'evento, in quanto per motivi di tempo non posso stare qui a ricrearlo tutto, però cercherò di spiegarlo il meglio possibile. Allora iniziamo subito con la priorità come personaggi e attivatore tastazione, sono le due cose principali. Ecco, poi il resto è tutto semplice, non scherzo. Allora, cosa facciamo? Il primo evento, cioè la prima cosa che si verifica in questo evento è un testo, ovvero dove il signore, e questo personaggio, il signor Dinaris, di mia invenzione, ci dà il benvenuto nella sua banca. Successivamente ho una variabile. Variabile 021 conto borsellino uguale oro. Come si fa a fare questa variabile? Iniziamo subito. Tasto destro, inserisci. Progresso di gioco, variabili. Quindi variabile singolo. Premiamo sui tre pallini e non pulsantini come negli scorsi video. Selezioniamo un gruppo a nostra scelta e creiamo quattro variabili chiamate in questo modo, in modo tale da essere ricordate più facilmente quando andremo a programmare l'evento. È indifferente che voi le inseriate in gruppi diversi, l'importante è che siano con questi nomi e che comunque ci siano tutte e quattro, ecco. Quindi, una volta creata la variabile conto borsellino, la selezioniamo e diamo ok. Successivamente dobbiamo assegnargli un secondo solo, ok, dobbiamo assegnargli, eccolo qua, scusate ma mi ero perso, dobbiamo assegnargli a che cosa corrisponde quella variabile, ovvero andiamo a selezionare nell'operando dati di gioco oro. E diamo ok, io faccio nulla perché ce l'ho già fatto. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo assegnato tutto l'oro che abbiamo con noi alla variabile conto borsellino. Così, quando andremo a depositare o a ritirare, faremo dei controlli su questa variabile e non andremo più a intaccare l'oro che abbiamo noi nell'inventario, ma andremo a modificare la variabile così da rendere tutte le operazioni più facili. Una volta fatto questo, che è penso l'operazione più complicata, iniziamo con le scelte. Lui ci chiederà cosa vuoi fare. Allora potremo scegliere fra un deposito, un prelievo, un controllo del conto oppure uscire. Quando si sceglie di depositare, quindi si parte con questa serie di istruzioni, cerco di selezionarvele. Non ce la faccio, ok, niente. Quando si deposita, la prima cosa che ci chiede è un testo. Quanto desidera depositare presso la nostra banca? Vi faccio notare che questo slash dollaro ci permette di visualizzare in alto a destra nella nostra schermata di gioco l'ammontare totale dei gold o degli oro, comunque della valuta che avete deciso, presente nel nostro borsellino in quel momento. Quindi è molto comodo in quanto dobbiamo decidere quanto depositare e vediamo in alto a destra quanto effettivamente abbiamo. Quindi è più facile gestire il deposito. Niente, è una cosa in più che volevo farvi partecipe. Poi creiamo un'etichetta deposito. Come si fa? Tasto destro, inserisci etichetta e inseriamo il nome dell'etichetta deposito. Attenzione a scriverlo in modo corretto perché poi successivamente dovremo fare un salto a etichetta e dovrà avere lo stesso nome, altrimenti creerà un errore. Poi vi spiego anche perché. Intanto prendetelo come un dato di fatto e andiamo avanti. Poi vi spiego. Successivamente inserisci il numero 023 deposito 8 cifre. Che cos'è? Questo si fa. Allora, inserisci il numero, quindi tabella 1, messaggio, inserisci il numero. Selezioniamo la variabile, che in questo caso era deposito. No, mossa testo, scusate. Eccolo qua. Deposito. E diamo ok. E le cifre a nostro piacimento. Che cosa sono?
Allora, comparirà una schermata di input come se voi doveste inserire un testo, ma dovete inserire un valore numerico attraverso le frecce direzionali. Le 8 cifre indicano l'ammontare massimo di gold che potete depositare. In questo caso io ho abbondato perché mi ritenevo ricco sfondato e quindi ho fatto 8 cifre, ma potete anche accontentarvi di 4 per dirvi. E andare a inserire tale cifra in deposito, nella variabile deposito che abbiamo precedentemente creato. Poi ci chiede la conferma: desidera davvero depositare slash V23G? Che cos'è slash V23? Slash V23 corrisponde al valore della variabile numero 23, che in questo caso abbiamo appena creato e si chiama deposito. Quindi desidera davvero depositare per esempio 500 gold? Sì o no? E 500 lo va a prendere nella variabile appena creata deposito con il valore 500 che è stato dato come input da noi in questo momento. Quindi quando scegliamo l'ammontare da depositare, scegliamo 500, si salva in 23 e ci chiede: vuoi davvero depositare 500? Sì o no? Ok. Quindi scelte sì o no. Stiamo finendo il blocco deposito. Quando sì, allora parte un controllo, un blocco condizionale. Che cosa fa? Allora, sempre un blocco condizionale, ormai dovremmo aver imparato come si fa. Tabella 1, controllo flusso, blocco condizionale. Eccolo qui. E facciamo in questo modo. Quando la variabile deposito, quindi quello che abbiamo appena inserito, è maggiore di variabile conto borsellino, ok, quindi selezioniamo maggiore di, selezioniamo la variabile deposito, cioè quella che abbiamo appena fatto, selezioniamo la variabile conto borsellino che indica, anzi che rappresenta il numero dei gold presenti nel nostro inventario, diamo ok. Quando il deposito è maggiore, vuol dire che noi andremo a depositare più gold di quanti ne abbiamo. Allora ci dovrà mostrare un messaggio d'errore come Sir non ha abbastanza gold. L'ho letto al contrario, ma è lo stesso. E quindi fai un salto a etichetta deposito. Che cosa ho fatto? Ho fatto un salto perché voglio che questo si ripeta ciclicamente, ma non con un ciclo, ma in questo modo come salto a etichetta. Perché allora io deposito 500 gold, non ne ho, ne ho 499, mi dà un messaggio d'errore: signore non ha abbastanza gold, quindi me li fa reinserire e continuerà a farmeli reinserire finché non uscirò, o finché non depositerò 0 gold, o finché non inserirò un valore appropriato. Altrimenti, se deposito quindi è minore di variabile, quindi se io deposito un ammontare inferiore ai miei gold nell'equipaggiamento, quindi la cosa corretta, allora il signore mi dirà: grazie mille, Sir slash N11, che identifica il nostro nome, e dovrebbe funzionare adesso, ho modificato, e poi un messaggio di sistema tipo questo: Chris ha depositato 0 gold. Comunque il nome personaggio ha depositato tot gold. Ok, quindi modifichiamo la variabile deposito. In questo modo andremo a diminuire la variabile deposito e poi andremo a modificare la variabile conto banca precedentemente creata con sommando il valore della variabile di deposito. Cioè, mi spiego meglio. Se il deposito, quindi se la cifra depositata è minore di quella che ho nell'equipaggiamento, quindi una cifra corretta, allora depositerò tale cifra, andrò a sottrarre dalla variabile deposito tale valore, ma andrò, quindi lo azzero, azzero la variabile deposito, ma andrò a inserire tale valore nella variabile conto banca. Ok? Quindi andrò a svuotare il deposito, però andrò anche a sommare tale valore
alla variabile conto banca, così che i miei soldi saranno poi salvati in tale variabile. Quando no, invece, fine blocco. Quando invece decido vuoi depositare o no, mi ritorna indietro. Anzi, penso che esca direttamente. Comunque, potete modificarlo a vostro piacimento. Quando ritira, allora ci siamo quasi. Anche qua creiamo un'etichetta ritira perché dopo faremo sempre il salto. Quindi stessa cosa, tasto destro, inserisci etichetta. Eccola qua. Mi raccomando, scrivila correttamente perché poi con il salto dovrete inserire lo stesso nome, altrimenti vi darà un errore. Quindi, anche qua, inserisci numero. Sbagliato, volevo fare modifica, non so perché ho fatto inserisci, perdonatemi. Allora, inserisci, beh, variabile per numero ritiro, che è la variabile creata sempre prima, che rappresenta il totale ammontare del valore, insomma, rappresenta il valore che vogliamo ritirare dal nostro conto, e sempre qua potete decidere le cifre. Poi abbiamo un testo, desidera davvero ritirare variabile 024 gold, e qua vi faccio vedere che si può scrivere o 0024 oppure direttamente 23, è indifferente, le ho fatte in tutti e due modi così da non creare dubbi. Quando decidiamo di sì, qua partono le cose a caso, ok, perdonatemi, anche qua abbiamo un blocco condizionale, lo modifichiamo e ci chiediamo quando la variabile conto banca è meno di ritiro. Ok, sempre qua variabile se estendiamo conto banca è meno di variabile ritiro. Quindi quando il nostro conto è minore della somma che vogliamo ritirare, allora il signor Dinaris prontamente ci dirà: non ha abbastanza gold depositati, sir, mannaggia te, mettine di più, no? Ecco. E quindi fai un salto etichetta ritira in modo tale da chiedere di nuovo che operazione vuoi fare, anzi chiedere di nuovo quanto vuoi ritirare, ecco. Altrimenti, se l'ammontare che voglio ritirare è corretto, quindi è minore o uguale del conto in banca, del totale che ho in banca, allora il signor Dinari, se un po' scocciato, mi dirà: ecco a lei, sir, i suoi soldi, soldi di sistema, Chris ha ritirato no, valore della variabile gold, ecco, scusate, mi sono incantato. Poi modifica oro, andremo a aumentare il nostro oro presente nell'inventario con il valore della variabile ritiro, e poi andremo a sottrarre dalla variabile conto banca, sottraiamo il valore della variabile ritiro. Quindi decidiamo di ritirare, per cui dovremo andare a togliere dalla variabile conto banca il totale che abbiamo deciso e andarlo a sommare ai gold che abbiamo nell'inventario. Ok? Molto semplice. Comunque, in caso, stoppate il video e finite di copiare. Ultima operazione, anzi, ultima opzione, controlla conto. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di visualizzare il totale di gold che abbiamo depositato. Quindi io l'ho fatto così, modifica, anteprima. Al momento il suo bilancio è di colore verde 0 gold. Non è 0 gold, però vabbè. Come si fa il colore slash C3? E qua dovete un po' sbizzarrirvi voi a cercare il colore che più vi piace. Basta cambiare il 3 con 0, 1, 2, 3 fino a 10, 20, non mi ricordo quanti sono. E poi abbiamo slash B che è 22, che indica il valore della variabile 22. Che se non ricordo male, andiamo a vederlo qua, è il valore del conto banca, quindi quanto abbiamo in banca. Ignorate questa operazione che ho appena fatto, era solo per farvi vedere. Quando esci, ritorni presto, sir. Fine blocco. Ecco qua creato l'evento della banca. Se avete dei dubbi, non esitate a commentare, a chiedere immediatamente. So che così può sembrare un po' confusa la cosa. Però, purtroppo per motivi di tempo non posso stare lì a ricreare tutto, anche perché ci impiegherei il doppio del tempo. Quindi, se non vi è chiaro qualche passaggio, chiedetelo subito. Se
Senza problemi, io cercherò di rispondere a tutte le vostre domande. Se avete comunque delle richieste, fatemele, che prima o poi realizzerò dei video su queste. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, che per me sono molto importanti. Se volete, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video dove vi spiegherò come inserire nel vostro, non nel vostro equipaggiamento, però come fare in modo tale che altri NPC vi seguano nel, come si chiama? Truppe, no, classi, non mi ricordo, un eroe che si inserisce al proprio gruppo, ecco, non mi veniva in mente la parola gruppo, perdonatemi. Quindi nel prossimo video vi spiegherò come inserire un nuovo personaggio nel vostro gruppo tramite un evento. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!